Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento webinar settimanale accademico per quanto riguarda i nostri doc talk accademici, dove andiamo a trattare quelle che sono le argomentazioni inerenti al campo e al mondo della pelle bianca nel generico, dove appunto partiamo da quella che è l'argomento base per quanto riguarda la farina, fino appunto ad entrare molto più all'interno, andando a trattare quelle che sono le argomentazioni che si vanno a ramificare della pelle bianca. Io sono Armando Scalella, tecnico istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, e oggi con voi andrò a presentare questo argomento, che appunto, come dice la parola stessa scritta qui, la shelf life. Andremo ad analizzare quindi che cosa vuol dire questa parola, questa frase per quanto riguarda appunto la durata di quanto dura fondamentalmente un prodotto, la vita di un prodotto una volta che è stato cotto. Ma prima di andare a trattare l'argomentazione di oggi, vi invito tutti quanti a lasciare un bel like al video e anche un commento, a farmi sapere cosa ne pensate dei nostri doc talk e webinar che svolgiamo abitualmente ogni settimana. Mi raccomando, vi invito sempre tutti quanti a iscrivervi sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc per restare aggiornati su quelli che saranno tutti quanti gli appuntamenti a livello sia formativo che gratuito, ma sempre comunque formativo, che mettiamo a disposizione delle nostre appunto persone affiliate a quello che è il mondo accademico. Mi raccomando, vi invito tutti quanti a fare anche una piccola breve registrazione, magari anche screenshot, e fare storie sui vostri canali social, taggandoci per rendere sempre più virale questo grande progetto che stiamo sviluppando da ben 3 anni abbondanti. Fatte queste premesse, fatto l'intro in un certo senso, direi di partire con l'argomentazione di oggi, che appunto riguarda la shelf life. Quando si parla di shelf life di un prodotto, fondamentalmente si va a parlare di quella che è la durata, di quella che è la vita di un prodotto una volta che è stato cotto, quindi una volta che è stato finalizzato e viene messo all'interno di uno scaffale oppure viene mantenuto tranquillamente così, fino a quando non raggiunge una consistenza o comunque una condizione tale che appunto poi non si possa più mangiare, non si possa più consumare. Quindi la shelf life da cosa può essere, da cosa può dipendere fondamentalmente quando parliamo di prodotti dell'arte bianca? Allora, dal mio punto di vista, nel momento in cui si parla di shelf life, facciamo riferimento a quella che è l'acidità organica che viene prodotta all'interno di un impasto. Quando noi andiamo ed è E con questo farò anche delle correlazioni anche per quanto riguarda il discorso dell'aggiunta di lievito, più lievito o meno lievito, perché ha tutto a che fare. Voglio premettere una cosa, che in passato gli impasti venivano fatti appunto nella maniera classica più conosciuta, utilizzando pochissimo lievito all'interno. Fare gli impasti con pochissimo lievito all'interno non era un punto molto a favore per quanto riguarda proprio la shelf life e la durevolezza di un prodotto proprio dopo che è stato cotto e quindi una volta che fondamentalmente è stato finalizzato. Fare i prodotti in quella maniera, con poco utilizzo di lievito, era, diciamo, una condizione che andava a sfavore del prodotto una volta che veniva cotto e finalizzato. Perché? Perché mettere poco lievito all'interno di un impasto avrebbe portato così l'impasto a sviluppare molta meno acidità organica di quanto ne avrebbe dovuto avere. Ovviamente l'acidità organica è un prodotto che viene appunto, è un prodotto di scarto che produce il lievito di birra, ma come producono i microrganismi, quindi non è un prodotto che fa l'impasto, nel senso che appunto, essendo che l'impasto internamente ha la presenza del lievito, nel momento in cui si va a utilizzare poco lievito all'interno del nostro impasto, si avrà molta più difficoltà nel poter raggiungere quel quantitativo che ci serve di acidità organica per riuscire ad avere un pH tale da poter gestire un prodotto dopo che è stato cotto più tempo del dovuto. Ok? Quindi quando parliamo di shelf life, la prima cosa che ci deve fondamentalmente venire subito alla mente è il discorso proprio al primo posto, la prima cosa, l'acidità che è stata prodotta all'interno di quella preparazione, di quell'impasto. Ed ecco che qui andiamo a differenziare il fatto di lavorare con il lievito di birra o il fatto di lavorare con il lievito madre, che sono due tipologie di prodotti completamente differenti. Per quale motivo sono completamente differenti?
Perché dalla parte del lievito madre, come sappiamo benissimo, i prodotti sviluppati con la pasta madre hanno una shelf life molto più lunga rispetto ai prodotti fatti con il lievito di birra. La durata del nostro prodotto, una volta cotto, tra i due è completamente differente l'una dall'altra. Quindi, che cosa succede? Per quale motivo con il lievito madre abbiamo un prodotto che dura molto di più rispetto a quello di un lievito di birra? Perché il lievito madre rispetto al saccaromicete solamente produce molta più acidità che influisce nell'abbassamento del pH in maniera tale da non consentire a batteri esterni o batteri comunque che vanno a generare muffe e quant'altro di poter proliferare e di poter contaminare l'alimento stesso. Il primo problema che noi riscontriamo dopo aver cotto un prodotto, che può essere pane, panettone, pizza o quel che sia, il primo problema a cui noi andiamo incontro è appunto il fatto che dopo un pochettino di tempo, un tot di tempo, il prodotto comincia a risultare sull'esterno muffa. Ok, la muffa fondamentalmente è una proliferazione di altri batteri, microrganismi che riescono ad attecchire sul prodotto stesso e riescono a poter sopravvivere e sviluppare su quella superficie, su quel substrato, perché trovano un'acidità normale su cui poter sviluppare. Quindi il lievito di birra, che fondamentalmente è difficile che possa raggiungere un pH basso, tipo del 4,9, è abbastanza difficile che ci possa arrivare, massimo che può arrivare a 5, ma dipende anche molto dalle gestioni fondamentalmente. Il lievito di birra è molto difficile che possa scendere di acidità tale da non permettere questa contaminazione da parte di microrganismi esterni. Quindi, essendo che il lievito di birra non produce quell'acidità che a noi serve, il prodotto, una volta che viene cotto, nonostante l'alveolatura e nonostante tutto, avrà un'acidità poco presente per riuscire ad avere questa, tra virgolette, durata maggiore del prodotto. E quindi qua entriamo sul discorso del lievito madre. Il lievito madre invece, nel momento in cui noi andiamo a svilupparne un prodotto, esso può scendere ad un'acidità molto più bassa fondamentalmente. Cioè, già comunque ci permette di poter raggiungere un pH tale da evitare la contaminazione da parte di altri microrganismi. Quindi questa acidità organica fondamentalmente ci funge, diciamo, anche da scudo contro questi microrganismi, non consentendogli di poter contaminare il nostro prodotto e di far durare la shelf life del nostro prodotto molto più a lungo. Ok? Per questo si sceglie di lavorare con la pasta madre. A volte si decide anche di lavorare col crescito, che il crescito non è altro che una pasta di riporto magari molto più acidificata, però il discorso è che il crescito comunque sviluppato con lievito di birra avrà un'acidità comunque tale, non tanto bassa di quanto ci dovrebbe servire a noi per appunto poter influire nel non contaminare il prodotto con altri microrganismi che genererebbero muffa. Tornando quindi sul nostro discorso, in passato si facevano gli impasti appunto della pizza utilizzando pochissimo lievito all'interno. Questo utilizzo di poco lievito all'interno dei nostri impasti, delle nostre ricette, non consentiva di poter produrre l'acidità all'interno, il giusto, e quindi il prodotto che veniva fuori spesso e volentieri, a volte veniva anche crudo perché non essendoci proprio produzione di gas all'interno, perché comunque il lievito deve produrre il gas internamente ad un impasto, perché senza di esso non riuscirebbe ad aprire, non riuscirebbe a poter generare lo spazio all'interno del prodotto per far sì che avvenga l'asciugatura della mollica o comunque dell'impasto stesso. Quindi il fatto di sviluppare gas è fondamentale perché mi serve non solo per creare struttura, per creare alveolatura, ma mi serve soprattutto per poter avere un'asciugatura e un'apertura del mio prodotto tale, ok, da poterlo alleggerire e ovviamente anche per togliergli la parte umida, perché ovviamente più il prodotto lo andiamo ad asciugare, più ovviamente limitiamo la contaminazione con altri microrganismi esterni, perché la shelf life ovviamente dipende anche dal tipo di cottura che andiamo a fare al nostro prodotto. Più la cottura viene fatta in maniera bilanciata, asciugando per bene il nostro prodotto, e più ovviamente esso avrà meno acqua libera all'interno per poter permettere ai microrganismi di poter sviluppare. E quindi
La cottura è un altro punto fondamentale che aiuta nello sviluppo e nell'agevolazione della nostra chef life. Quindi, nel momento in cui noi parliamo di chef life, puntiamo il primo sull'acido organico, il secondo la cottura, e adesso arriviamo a tutti gli altri punti. Quindi, come stavamo dicendo, nel momento in cui andiamo con la cottura del nostro prodotto, se il gas non è stato prodotto, l'asciugatura sarà minore, l'umidità interna sarà maggiore e lo sviluppo di microrganismi, il rischio di sviluppo di microrganismi all'interno del nostro prodotto sarà molto, molto, molto più alto. Ok? Quindi detto questo, tornando sul nostro discorso, fare gli impasti con poco lievito era una cosa, una strategia che spesso e volentieri andava contro favore dei pizzaioli, dei panificatori, eccetera, eccetera. Quindi, che cosa è successo? Che mano a mano che è passato il tempo, il quantitativo di lievito è stato aumentato, cioè maggiormente, perché appunto le lavorazioni sono cambiate, ovviamente grazie anche all'esperimentazione, agli studi, le cose sono sempre più studiate nell'interno, ed è una cosa favorevole questa, è una cosa appunto molto favorevole, perché andare ad utilizzare più lievito del previsto rispetto a quelli che erano i classici standard è un fattore positivo perché oltre, vabbè, ad accelerare lo sviluppo del nostro impasto, ad accelerare la produzione di gas, eccetera, ci aiuta anche nel produrre acidità organica tale da poter scendere magari un po' di più rispetto agli impasti che avevano meno lievito di birra all'interno. Quindi ecco, volevo sfatare anche questo mito sul fatto di utilizzare poco o tanto lievito. Il lievito fondamentalmente non è un nemico all'interno dei nostri impasti, ma il lievito è proprio uno di quei soggetti principali che ci aiuterebbe veramente tantissimo, ci aiuta tantissimo a poter sviluppare in maniera adeguata e ideale la shelf life del nostro prodotto. Quindi tutto dipende anche appunto dal quantitativo di lievito. Questa cosa fondamentale, molto importante, è molto importante e va soprattutto visionata veramente a 360 gradi. Quindi, sfatato un po' il discorso del quantitativo di lievito, e una volta sfatato anche il fatto, ecco, prima magari il pane, i prodotti venivano fatti maggiormente col crescito. L'unico problema di quando si utilizzava solo il crescito negli impasti è che il crescito spesso e volentieri, per quanto andava poi a inacidire, e poi ovviamente veniva gestito anche a secco, quindi così come una pasta normale, il suo sviluppo spesso e volentieri era quasi totale in lattico. Ed essendo quasi totale in lattico, la sua forza lievitante all'interno dell'impasto finale era abbastanza debole, era abbastanza debole, la sua resa era abbastanza bassa sotto questo punto di vista. E fondamentalmente questo punto non è che viaggiava molto a favore del nostro impasto, non viaggiava a favore. Infatti, in passato il rischio di ottenere un pane chiuso, umido, duro, cotto male, quel che sia, quando si lavorava solo e esclusivamente col crescito, era altissimo la percentuale di questo. Era altissima la percentuale di questo problema. E non voglio dire tanto, ma anche questo è stato uno dei problemi che hanno portato poi maggiormente, col tempo a passare, anche ad avere più discrezione sull'acquisto e il consumo del pane. Proprio perché si è dovuto fare anche quel passo di qualità dal pane di vecchia, diciamo, di antica visione, al pane di una moderna visione, che è una cosa completamente differente. È un alimento che ha delle caratteristiche completamente differenti. Il pane prima, appunto, veniva fatto in una maniera che, ecco, chi lavorava col crescito, chi magari lavorava con impasti talmente veloci che non è una cosa sbagliata, non è una cosa sbagliata, però bisogna sempre raggiungere degli standard, più o meno comunque di sviluppo del nostro impasto, prima di poter andare in cottura e prima di poter sviluppare il nostro prodotto. Ok? Quindi io adesso sto facendo le varie analisi delle sfaccettature che ci sono all'interno, dove appunto siamo andati prima ad analizzare il discorso del fatto di utilizzare poco o tanto lievito all'interno del nostro impasto. Poi direttamente siamo andati un po' più nel discorso crescita e lievito madre, perché sono quelle i due soggetti che producono più acidità all'interno di un prodotto e quindi sono molto più influenti rispetto al lievito di birra. E poi giustamente entriamo ora nel discorso della cottura. La cottura è una delle fasi anche qui
fondamentali per poter cucinare il prodotto in maniera adeguata e non permettergli di poter ammuffire o di potersi comunque rovinare una volta fatta la cottura. Sta di fatto che una cottura fatta male, e quindi vuol dire che una cottura fatta male non ha raggiunto la temperatura ideale, non ha raggiunto la caramellizzazione degli zuccheri, non ha raggiunto quelli che dovevano essere gli standard che doveva raggiungere, e quindi gran parte dei processi che dovevano avvenire all'interno di questa cottura non sono avvenuti in maniera adeguata, ma sono rimasti incompleti. Una volta che appunto la cottura viene fatta in maniera sbagliata, dove il prodotto magari rimane mezzo crudo, rimane non cotto bene, anche il fatto di ottenere una consistenza croccante nel nostro prodotto, quella consistenza croccante, anche se è solo iniziale, è fondamentale perché ci fa capire che la caramellizzazione è stata effettuata in maniera perfetta. Poi che dopo 30 secondi, dopo un minuto, comincia ad ammorbidirsi, è un altro paio di maniche lì, fondamentalmente. Ma la cosa che mi interessa a me è che quando io tiro fuori il prodotto, comunque la consistenza croccante e friabile si possa sentire. E perché si deve sentire? Perché so che in questa maniera tale il prodotto ha fatto una caramellizzazione adeguata degli zuccheri e quindi è stato cotto in maniera adeguata, in maniera ideale. Ok? Una cottura fatta bene, quindi, consente di poter creare una caramellizzazione omogenea tutto quanto il prodotto, quindi consentirebbe di poter lavorare su tutti gli zuccheri in generale del nostro impasto, creando appunto quella sottile crosta, quella sottile crosticina che appunto fa da anche fondamentalmente come da scudo per po possibili contaminazioni esterne. Infatti, per dire, noi se lasciamo il pane così normale senza tagliarlo, dura molto di più se andiamo a tagliarlo. E sicuramente se andiamo a tagliarlo, la parte che andrà ad ammuffire prima è proprio la parte bianca, perché appunto l'interno è quello comunque più soggetto a contaminazione a muffe rispetto alla parte della crosta. Ok? Perché appunto la crosta ha avuto una cottura, un'asciugatura molto più lunga, molto più ben fatta, rispetto alla parte interna che lavorerà con una cottura grazie alla presenza del gas e l'evaporazione dell'acqua. Quindi la cottura è fondamentale, poterla effettuare bene nel nostro prodotto, poter asciugare bene il nostro prodotto, per una questione che più il prodotto viene asciugato, più possibili contaminazioni non ci saranno, più la digestione anche avverrà in maniera molto semplice, e questo è pure un altro fattore molto importante, ma il nostro impasto, anche se dovessimo fare, per dire, pizze d'asporto, sarà molto più durevole all'interno del cartone anche in termini di consistenza. Per quanto riguarda, ecco, il discorso della consistenza, che qui è un altro più che altro discorso, si dovrebbe puntare nel lavorare con le farine con aburattamenti vari, aburattamenti che consentano, appunto, in base alle loro caratteristiche, a poterci dare parte, appunto, di amido, di zuccheri che consentano di mantenere una consistenza un po' più durevole della nostra struttura senza che possa andare a cedere o possa andare a rammollirsi. E questo è pure un altro punto molto importante e fondamentale. Con l'appuntamento di oggi io ci sono, appunto abbiamo spiegato il discorso dell'acidità, il discorso del quantitativo di lievito, il discorso della cottura, che sono tutte quante delle fasi fondamentali che fanno parte dello sviluppo del nostro impasto e della durevolezza, della qualità del nostro prodotto finale. Detto questo, mi raccomando, io invito tutti quanti voi a farmi sapere cosa ne pensate del webinar trattato oggi. Se avete qualche domanda, dubbio, perplessità o incertezza, scrivetelo direttamente nel gruppo privato su WhatsApp, dove appunto sono presente. E se non fai ancora parte del gruppo privato su WhatsApp, vai sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, iscriviti appunto sul sito, riceverai il link e il numero per poter entrare nel gruppo privato su WhatsApp, dove siamo oltre 600 persone. E dove lì potrai confrontarti con tutta quanta la nostra community e appunto chiedermi direttamente quali appunto possono essere le tue domande inerenti a questo discorso. Vi invito a farmi sapere sotto al video qui pubblicato su YouTube cosa ne pensate del webinar di oggi e noi ci vediamo direttamente al prossimo webinar settimanale accademico. Vi invito sempre a restare aggiornati con i nostri appuntamenti che abbiamo scritti sul sito dell'Accademia Nazionale di Pizza d'Oro e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi!